Ora vediamo come si calcola il lavoro compiuto o subito da un gas perfetto in una trasformazione isoterma, sempre naturalmente quasi statica. Abbiamo già visto prima che in una trasformazione isocora a volume costante il gas non compie, non subisce lavoro, in una invece trasformazione isobara a pressione costante il lavoro si calcolava pressione per variazione del volume, P delta V. In un isoterma invece si può dimostrare che il lavoro si calcola con quest'altra formula che deriva dal calcolo integrale. Sappiamo già che il lavoro è rappresentato graficamente dall'area sotto la trasformazione, quindi qui c'è un'espansione isoterma e questo lavoro si può calcolare, come già detto, immaginando di sommare tante aree di tante fettine infinitesimali, con la pressione però che cala durante l'aumento del volume. Allora, con il calcolo integrale si può dimostrare che il calcolo del lavoro si può effettuare così: il prodotto pressione-volume per il logaritmo del rapporto tra il volume finale e il volume iniziale, il logaritmo naturale. Il prodotto pressione-volume è indifferente se noi lo calcoliamo in A o in B o nei vari stati intermedi, perché sappiamo che per la legge di Boyle pressione e volume sono inversamente proporzionali, quindi qua possiamo scrivere PAVA, PBVB o PV per qualsiasi punto qua in mezzo su questo ramo di iperbole. Possiamo anche scrivere al posto di PV NRT utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti, e qui vediamo infatti che PV come anche NRT non cambiano, non cambia durante la trasformazione perché la temperatura rimane costante lungo questo tratto. Ora il rapporto dei volumi può essere un numero maggiore o minore di 1. Se si tratta di un'espansione, VB è maggiore di VA. Questa frazione è maggiore di 1 e il logaritmo di un numero maggiore di 1 è positivo. Quindi abbiamo giustamente che in un'espansione il lavoro compiuto dal gas è un lavoro motore, un lavoro positivo. Se invece la trasformazione avviene al contrario, il volume finale è più stretto del volume iniziale. E quindi il rapporto tra il volume finale e l'iniziale è minore di 1. In questo caso il logaritmo di un numero minore di 1 è negativo, e questo è giusto perché il gas in una compressione non fa lavoro ma subisce lavoro dall'esterno, quindi è un lavoro resistente. Il gas infatti si trova dentro questo cilindro qui disposto in orizzontale a rappresentare appunto l'asse, cioè in accordo con l'asse dei volumi. All'inizio il gas si trova in questa parte in questo contenitore ristretto, questo è il pistone, e poi il gas preme, si espande oppure si comprime se partiva da VB. Nel caso appunto che abbiamo detto della compressione, il volume all'inizio era più grande e viene compresso il gas spinge verso destra, ma lo spostamento è verso sinistra, e questo spiega perché il lavoro è resistente o negativo. Qui ho anche rappresentato con frecce di lunghezze diverse la pressione che cambia, perché quando il volume è minore la pressione è maggiore, come si vede anche dal grafico, e queste frecce rappresentano la maggiore pressione. Quando il volume è più grande la pressione invece è minore. In queste immagini sono rappresentati anche gli scambi di calore, che però vedremo più avanti, dopo che avremo spiegato il primo principio della termodinamica. Possiamo già anticipare velocemente qua che durante l'espansione il gas assorbe calore e lo trasforma in lavoro meccanico. Per esempio, entrano 10 joule di calore nel gas e il gas compie 10 joule di lavoro meccanico, ma queste cose le vedremo meglio più avanti.